Quali sono i benefici ambientali del riciclo del vetro? Per produrre 100 kg di vetro sono necessari circa 120 kg di materie prime vergini come sabbia, soda e carbonati, oppure 100 kg di rottame. Riciclare significa quindi ridurre in modo sostanziale, del 120%, il consumo di materie prime. Il volume di materie prime risparmiate ogni anno equivale a circa 2 volte il volume del Colosseo. L'uso del rottame di vetro in sostituzione delle materie prime consente anche una notevole riduzione in termini di emissione di anidride carbonica. Un risparmio stimato di circa 600 grammi di CO2 ogni chilo di rottame recuperato e riciclato, poiché le trasformazioni dei carbonati delle materie prime vergini nel forno sono già avvenute originariamente. La quantità di CO2 evitata equivale a più di quanto assorbe una foresta temperata di circa 240 milioni di ettari o alla mancata circolazione di 1,5 milioni di utilitarie Euro 6 che percorrono 15.000 km l'anno. Con la sostituzione del 10% di materie prime vergini con il rottame pronto al forno, la materia prima recuperata grazie alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro, significa risparmiare circa il 3% dell'energia necessaria al forno per la produzione di nuovi contenitori, bottiglie e vasetti. L'energia risparmiata ogni anno corrisponde ai consumi domestici di gas metano di una città da 1,6 milioni di abitanti. Il vetro è un materiale che realizza alla perfezione il concetto di economia circolare.